Meme Economics, nuova puntata, vi raccontiamo l'attualità, la politica, l'economia, la finanza attraverso il linguaggio dei meme, tantissimi oggi perché ci sono stati un paio di episodi questa settimana che hanno catalizzato l'attenzione dei vari meme creator. E allora non perdiamo tempo perché fondamentalmente noi, lo ricordiamo, vi raccontiamo l'economia e la finanza tutti i giorni e vi raccontiamo quello che accade soprattutto in questo periodo, cioè i mercati finanziari che crescono e che segnano record su record, il DAX ad esempio, nuovi record storici, lo Standard & Poor's 500 vicino ai 4.000, persino il FTSE MIB sta per superare un tappo, uno scoglio che sembrava insormontabile, lo è stato negli ultimi 11-12 anni, i 24.500 punti. Poi c'è un'economia invece che va a rilento perché i vaccini non arrivano in tempo, i vaccini non vanno bene, fermiamo il controllo dei vaccini aspettando che arrivino varie analisi ulteriori a conferma del buon funzionamento. Insomma, è un gran delirio che riassumiamo attraverso il primo meme, che è questo qui. I mercati finanziari hanno il volto di Jason Momoa, attore che piace soprattutto alle donne di Aquaman, ma l'economia reale è tutta un'altra cosa. È il Mr. Schneider, insomma, anche lui attore, ma ovviamente con un altro fascino, e lo potete vedere. La differenza è questa, ma la rivedremo più avanti anche attraverso un altro meme. A fronte di quello che accade sul fronte dell'economia e della finanza, dobbiamo parlare di quello che accade più da vicino e che riguarda noi italiani, e cioè la Pasqua. Pasqua che trascorreremo con un'Italia sostanzialmente tutta rossa. Quindi, e questo ce lo dice il prossimo meme, è vietato uscire di casa, ma sì a visite, parenti e amici, anche sì alle seconde case. E non è molto chiaro, insomma, e quindi da qui viene anche la battuta di Nino Banfi. Ci viene in aiuto la battuta di Nino Banfi, e che non ho afferrato, scusi, è perché effettivamente è poco chiaro. E guardate il prossimo meme, è la stessa identica cosa commentata in maniera diversa. Ci vengono in aiuto Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre Uomini in una gamba, in cui Marina Massironi dice a Giacomo Poretti: non sono politici professionisti, sono presi dalla strada. Proprio perché c'è un controsenso, vietato uscire di casa, ma sì, visita agli amici e ai parenti, e sì, si può andare nelle seconde case, aggiungerei si può anche andare all'estero. Effettivamente le cose non quadrano, e allora cerchiamo però di risolvere la situazione. Come la risolviamo? Ecco, guardate il prossimo meme. Secondo noi questo è l'unico modo, usare la tecnica del teletrasporto di Goku. Per gli appassionati dei manga giapponesi, dei cartoni, sanno esattamente di cosa si sta parlando, sempre perché è vietato uscire di casa a Pasqua, ma si può andare a visitare gli amici e i parenti, si può andare nelle seconde case e si può andare anche all'estero. Come vedete, insomma, il Covid sta mettendo un po' sotto pressione tutti, compresi noi che abbiamo bisogno di uscire, di in qualche modo ritornare alla vita, e invece Kermit in questo caso ci aiuta e ci ricorda come ad aprile 2020 eravamo nella stessa situazione di aprile 2021, cioè non è cambiato nulla in un anno, e questo deve farci riflettere, purtroppo, anche se qui adesso stiamo cercando di strappare un sorriso a voi che ci seguite da casa, anche perché se guardiamo altrove è vero che l'Europa è in difficoltà un po' tutta quanta, ma non tutta l'Europa geografica almeno. In Inghilterra le cose vanno meglio, si sta vaccinando a velocità record, e infatti questo meme che abbiamo rubato agli amici di TML, in Inghilterra fra poco iniziano a vaccinare pure gli alberi, qui invece in Italia ci manca poco che la gente degli 80 anni è ancora lì sui balconi a dire ce la faremo, a dire andrà tutto bene, a fare gli applausi agli infermieri e ai medici. Applausi meritati, ma ovviamente serve che si faccia qualcosa di più. Peraltro anche l'OMS ha denunciato gli eccessivi rallentamenti e l'eccessiva lentezza nella distribuzione dei vaccini, una lentezza ingiustificabile, così si è espressa appunto l'OMS. Anche perché a furia di tenere chiuso, scuole comprese, adesso riapriranno dopo Pasqua, ma a furia di tenere chiuso, ecco che cosa succede. Guardate un po', gli studenti delle elementari, quando la quarantena sarà finita, avranno 20 anni, come ci racconta quest'altro meme, 18-20 anni, però insomma è chiaro che bisogna dare una scossa anche su questo fronte, perché poi è un effetto domino e alla fine diventa un cane che si morde la coda, perché se stiamo in casa passiamo più tempo magari davanti al computer, davanti ai cellulari, ai social network, magari anche con le buone intenzioni. Ad esempio, serve lavoro, cerchiamo di diventare imprenditori di noi stessi e andiamo a vedere LinkedIn,
ad esempio. Ecco, però se vai su LinkedIn ti imbatti in situazioni di questo tipo. Abbiamo fatto una vignetta, faceva molto ridere, è come parla la gente normale. Ma come parla la gente su LinkedIn? È così, al termine di un brainstorming abbiamo creato un visual content al fine di suscitare nel nostro target di riferimento una digital experience di risata collettiva, generando un sentiment positivo e migliorando la nostra social reputation. Francamente ci viene da, gridare aiuto. Spesso notiamo che su LinkedIn c'è gente che se la canta e se la suona usando terminologie eccessivamente tendenti all'inglese, quando in realtà forse basterebbe molto meno. E qui Legalize, perché questo è un meme che abbiamo preso da Legalize, anche il prossimo prende un po' in giro queste figure, perché insomma è vero che non bisogna lavorare in maniera così grossolana, insomma bisogna lavorare in maniera intelligente, come si può capire dall'uomo che porta avanti la palla, no? Non lavorare sodo, lavora in modo intelligente rispetto a chi trascina i cubi, ma poi arrivi e il committente ti dice: questo cos'è? Io ho ordinato un cubo. Quindi insomma, fare i fenomeni sul fronte di come lavorare, di come porsi, di come comunicare, a volte rischia di essere controcorrente, perché la realtà dei fatti può essere ben diversa. Ad esempio, se io ti commissiono un cubo e tu mi porti una palla, ci hai messo meno, ma è la cosa che io non ho ordinato e te la rimando indietro. Allora, questo per quanto riguarda la situazione della pandemia e della gestione dell'epidemia. Andiamo adesso sì a vedere l'episodio che ha scatenato i memers di tutta Europa, di tutto il mondo, e cioè il caso del canale di Suez, la nave, la cisterna rimasta bloccata per giorni che ha tenuto bloccato i trasporti lungo il canale, causando anche, diciamo, uno shock economico. Si parlava di perdite di oltre 400 milioni di euro al giorno per quanto riguarda il blocco del canale di Suez. Eppure bastava poco, tutto sommato, no, a sbloccare la situazione. E ce lo mostra il prossimo meme. Ecco, bastava tirare in mezzo, dato che se ne parla del film che li vedrà contrapposti uno di fronte all'altro, King Kong e Godzilla. Farli collaborare in maniera virtuosa, sollevano la nave e permettono che il porto torni ad aprirsi al mercato e al commercio. Un'altra soluzione poteva essere, ad esempio, trasformare la nave in un, vediamo il prossimo meme, in qualcosa di diverso, cioè in un autogrill. Ecco, li si sollevava, magari sempre con l'aiuto di King Kong e Godzilla, e a quel punto si liberava in qualche modo il passaggio, e chissà, magari autogrill otteneva anche una bella spinta rialzista da questo punto di vista, e pioggia di acquisti sul titolo. Altri invece hanno dato una lettura diversa sulla nave Evergreen, e cioè l'hanno paragonata a un personaggio che noi conosciamo molto bene, Matteo Renzi. La paralisi politica è equivalente alla paralisi commerciale, se quella nave si fosse chiamata Matteo Renzi. Effettivamente sì. Un altro meme interessante che riguarda la nave Evergreen è quell'immagine che tutti abbiamo ancora nella testa, cioè la ruspa piccola che cerca in qualche modo di disincagliare, insomma, lo scafo gigante della nave, e lo scafo, appunto, che a confronto sembra veramente 10 volte più grande, anzi è 10 volte più grande. E questo ci permette di tornare indietro al primo meme raccontato in maniera diversa. Vediamolo con l'aiuto della regia. Eccolo qua: the stock market è la nave gigante, cioè i mercati finanziari sono giganteschi, continuano ad aggiornare record su record, ma l'economia reale è quella lì che vedete nella ruspa, cioè è piccola piccola, perché ovviamente siamo ancora in fase di forte difficoltà causa Covid, causa ripresa che non avviene, e causa distribuzione dei vaccini che non avviene nella velocità attesa, soprattutto in Europa. Sempre sulla nave Evergreen, questo è un salto, diciamo così, ci spostiamo dal canale di Suez, ma ci teniamo buona la nave Evergreen, perché qualcuno si è divertito riportando in auge, ma sono sempre in auge, Aldo, Giovanni e Giacomo, sempre con il film Tre uomini in una gamba. Allora dobbiamo star qua una vita, sbrigati. E la nave, la vedete incagliata negli scogli, che dice: adesso non posso più scendere e neanche salire, nei panni di Aldo, in cui si trova incastrato, appunto, sugli scogli, e non riesce più, appunto, né a risalire né a scendere e raggiungere l'amico.
Andando avanti, in qualche modo sappiamo come la situazione, insomma, generale dell'economia sia stata messa sotto pressione, in ginocchio dal Covid, a cui poi si è aggiunto effettivamente il caso della nave incagliata nel canale di Suez. La nave è stata disincagliata, il canale di Suez adesso è libero e le attività, insomma, commerciali e il trasporto sono tornate a essere al 100%, e quindi l'immagine, qui l'abbiamo ripresa ancora da TML, è di un'autostrada in cui sia la nave Evergreen e sia il Covid abbiano viaggiato fianco a fianco. Adesso per la nave è il momento di andare, diciamo così, in soffitta, in archivio, e allora è stato un piacere rovinare l'economia mondiale insieme al coronavirus. Questo può essere un'altra immagine attraverso un meme che abbiamo recuperato dal web. Beh, poi c'è qualcuno che li raccoglie questi meme, li sceglie e li pubblica. Quel qualcuno sono io, e vi lascio immaginare come è messo il mio cellulare, perché non è che li prendo e li trasmettiamo tutti. Va fatta poi una cernita e una scelta. Ma secondo voi io poi mi ricordo di cancellarli quei meme che non pubblico? Assolutamente no. E infatti l'ultimo meme ci racconta esattamente la situazione del mio telefono. Screenshot che non userò mai, il mio telefono. Un po' sotto pressione lo è, effettivamente. Forse devo cominciare a pensare di espandere la memoria. Scherzi a parte, questa è Meme Economics. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Ancora buona Pasqua e ci vediamo la prossima settimana.